sono la Tegola Michele, titolare da omonima azienda, nata nel lontano 1990. Ho continuato la tradizione, diciamo, di famiglia, che già da mio padre, dagli anni 70, ha intrapreso questa attività. Questa è una pianta di Dianthus barbatus. Abbiamo le talee che sono circa 5 cm alte. Le mettiamo a dimora su un terreno lavorato abbastanza e subito dopo ci mettiamo già i sostegni. Il primo sostegno che serve a non far cadere le piante a terra, perché i venti, già le prime irrigazioni tendono a stendere, diciamo, a farla essere strisciante. Quindi si continuano a mettere le retine circa 3, a volte anche 4, dipende dalle varietà. E si comincia con le irrigazioni, a distanza di qualche settimana si inizia anche con le concimazioni, soprattutto a base di azoto, perché è sempre una pianta erbacea. Al momento della fioritura si interviene con un po' di potassio in più. Il Dianthus barbatus è una pianta da esterno. Abbiamo una vasta gamma di colori. Partiamo dal glicine, il rosso, il bruno, i vari bicolori, il rosa, il bianco, il colore viola e ultimamente anche il verde, che è un colore che va molto di moda, che l'unica cosa che manca è il fiore praticamente. Queste sono piante prettamente invernali. Vanno messe a dimora nel periodo autunnale e invernale per una produzione che va da Natale fino, diciamo, a giugno, perché con i primi caldi cominciamo ad avere i primi problemi, che le piante cominciano a morire. Hanno bisogno di annaffiature di circa 2 volte la settimana senza eccedere. Dopodiché, diciamo, si va riducendo nel periodo invernale, una volta alla settimana è più che sufficiente, per riprendere poi nel periodo di piena raccolta con un paio di interventi con del concime equilibrato fra azoto, fosforo e potassio. Come luminosità hanno bisogno di molta luce. Preferiscono le giornate tipo questa, bella soleggiata, con temperature però non alte, diciamo basse. Questa è una coltura che non ha bisogno di pesticidi, l'unico problema sono gli afidi, all'inizio qualche problema a livello di colletto. Dopo la raccolta, che avviene quando la chioma è formata da 4-5 fiori aperti, si tagliano gli steli e si privano delle foglie basali e si mettono in acqua, possibilmente con il crisal, da cambiare circa ogni 2-3 giorni per assicurare la durata dello stelo, diciamo, del fiore, che potrebbe anche durare le 2 settimane.